Buongiorno a tutti. È passato un po' di tempo dall'ultimo video di inizio giugno e adesso siamo a fine settembre e vi aggiorno su cosa è successo in tutto questo tempo. Inizio giugno avevo dei problemi ancora per dolore al coccige dovuto alla caduta dalle scale. Adesso questi problemi fortunatamente si sono risolti verso fine giugno e adesso non ho più problemi, posso camminare come prima, non sono rimaste conseguenze. Dolori, niente, è andata bene così. In quel periodo in cui avevo male, però mi sono debilitato molto. Il mio peso è sceso a 57 kg. Vi ricordo che prima del trapianto ero 63, quando sono uscito dall'ospedale ero 59 e poi ho ancora perso 2 kg dopo essere uscito. E questi chili non li ho più recuperati. Ancora oggi, che siamo fino a settembre, appunto, peso sempre 57, però sto bene e quindi mi dovrò abituare a considerare il mio peso. 57 kg giù di lì, adesso vediamo poi se aumenterà in futuro, chi lo sa. Un'altra cosa che è successa a giugno che mi ha preoccupato è che era salita la glicemia, non di tanto, ma un pochettino. Quindi mi sono preoccupato perché ho sempre paura che mi venga il diabete. Mi sono comprato un glucometro, mi sono misurato la glicemia abbastanza spesso, però di fatto non è mai successo niente. La glicemia è sempre stata nei valori normali. Nella parte alta dei valori normali, però non ho mai superato il limite, quindi speriamo che vada bene. Che non ci sia anche questo problema. Potrebbe capitare durante questo tipo di percorso. Da quando ho ripreso, perché non ho più avuto male, ho camminato costantemente, tutti i giorni, quasi tutti i giorni, e quindi anche la mia salute è migliorata camminando così spesso. Non cammino più tanto come prima, però comunque cammino. Le prime volte che sono uscito con camminare a giugno, quando ho cominciato a esserci un po' di sole, ho avuto soprattutto sulle braccia delle irritazioni cutanee come quella che ho avuto a marzo. Però poi col tempo non c'è stato più questo problema. Se fossi stato al sole per lungo tempo avrei messo la crema solare con la protezione alta, però di fatto sono sempre stato entro una mezz'ora all'aperto, comunque con poca esposizione, quindi di fatto non l'ho mai messa. Protezione solare. Un'altra cosa che mi è rimasta per tanto tempo è stata tanta stanchezza, quindi mi stancavo subito a fare qualunque cosa, andavo a dormire presto la sera. Comunque vado ancora a dormire presto la sera perché mi sono abituato così oramai. Però la stanchezza è stato un problema che mi sono trascinato per tanto tempo e ancora oggi non mi sento proprio con il massimo delle mie energie. Oltre alla stanchezza avevo anche la nausea, o quasi nausea, nel senso che avevo poco appetito, quando mangiavo non riuscivo mai a finire i pasti, non mi dava gioia a mangiare, quindi anche lì è stata una cosa abbastanza pesante da sopportare. Adesso, diciamo da inizio settembre, sta andando decisamente meglio, ho l'appetito normale, mangio normalmente, quindi anche questo è stato un grosso miglioramento. Un'altra cosa parecchio pesante che ho dovuto sopportare è dover stare con il catetere venoso inserito nel petto. Vi ricordo che questo catetere l'ho messo il 18 di gennaio, una settimana prima di essere ricoverato il 25 di gennaio, e l'ho tenuto fino a fine agosto. Quindi sono proprio tanti mesi che l'ho tenuto. È una cosa che mi dava parecchi impedimenti perché soprattutto in estate non potevo sudare più di tanto perché poi si poteva staccare il cerotto. Il cerotto andava sostituito una volta alla settimana, quindi quando facevo lunghi periodi senza andare in ospedale andavo alla ASL, qui nel mio paese, a Vigliano, e me lo facevano al volo, cioè ci mettevano proprio 10 minuti tutto. Per togliere il cerotto, fare la medicazione e rimetterlo. Però sudando il cerotto si poteva staccare, quindi dovevo stare molto attento. Non mi dava limitazione a fare la doccia, lo potevo bagnare tranquillamente, però dopo qualche giorno si poteva staccare il cerotto, si staccavano i lembi, quindi bisognava fare un po' attenzione, fare un po' in fretta quando si faceva la doccia. E adesso non ce l'ho più, è decisamente un'altra vita. Quando ho dovuto toglierlo, fine agosto, mi hanno portato in sala operatoria in angiografia e è stata una cosa abbastanza rapida perché il chirurgo praticamente mi ha solo tagliato un pochettino perché potesse uscire il tubo, che c'era una valvola antireflusso, e quindi questo piccolo taglietto si è poi dovuto mettere un punto. Quindi dopo la rimozione ho dovuto stare una settimana con la ferita col cerotto proprio bianco con la garza, e poi dopo una settimana sono andato a farmi togliere il punto, e quindi diciamo che da quando me l'hanno tolto a quando mi sono sentito veramente libero sono passati comunque 10 giorni. A fine luglio ho fatto un altro prelievo del midollo regolarmente e avevo tanta ansia.
per i risultati. Il risultato dell'immunofenotipo è arrivato già nel pomeriggio del 29 luglio ed era tutto ok e non mi aspettavo che fosse differente. Questo esame indica se la malattia è in corso praticamente. Per stare sul semplice. E siccome non avevo grossi dubbi, su quello ero abbastanza tranquillo, ma non del tutto. Poi ho dovuto aspettare diversi giorni di ansia, fino al 12 di agosto, se non mi sbaglio, per avere l'esito della molecolare, che è quella che conta in questi casi. La molecolare era zero, per fortuna. Quindi vuol dire che nemmeno è rilevabile la malattia al momento. Non è detto che non ci sia, però al momento non è rilevabile. Poi il 21 di agosto sono stato in ospedale ad Alessandria per l'ultimo esame del sangue e la valutazione di tutto quanto. Un'altra cosa sorprendente che è venuta fuori a fine luglio sono i valori del fegato che si sono incrementati, la GGT in particolare. Non ho capito bene cosa vuol dire, comunque in pratica sembra che sia qualcosa relativa ai condotti biliari che si sono ostruiti, una roba del genere. E quindi mi hanno dato un farmaco, Deursil, da prendere 2 volte al giorno. E questo farmaco ancora lo prendo perché questo problema non si è ancora risolto. All'inizio la GGT era 300 e passa, poi si è scesa a 200 e 600 e passa, però è ancora troppo e quindi devo continuare ancora per un po' a prendere questo farmaco. Con la visita di agosto ad Alessandria mi hanno detto che sarei tornato in carico a Novara, mi hanno dato appuntamento appunto a Novara per il 26 di settembre, quindi sono stato più di un mese senza fare esami del sangue. Il 26 settembre quindi sono tornato a fare la visita a Novara e andava tutto molto bene. Gli esami del sangue erano ottimi, piastrine 149, globuli bianchi 5000, stanno salendo i linfociti, stanno salendo le immunoglobuline, emoglobina a 15,3. Non ho mai avuto un'emoglobina a 15,3 tutta la mia vita, quindi la talassemia è andata, non ce l'ho più. Si conferma che appunto i valori del fegato non sono ancora a posto. Mi hanno trovato una carenza di vitamina D, niente di grave, mi hanno dato anche un farmaco per quello. Mi hanno chiesto se avevo gli esami che si sarebbero dovuti fare a 6 mesi. No, non li ho, perché ad Alessandria non me l'hanno fatti fare, mi hanno dato le impegnative per fare questi esami a brevissimo. Questi esami si sarebbero dovuti fare a fine luglio, adesso siamo a fine settembre, quindi siamo 2 mesi dopo quello che avrebbe dovuto essere. Questi esami non sono niente di che, c'è l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma e la spirometria, sarebbe la prova del respiro, fanno soffiare in un tubo, vedere la capacità polmonare, cose del genere. Se c'è qualche problema, penso che sia lieve, perché comunque non mi sento di avere nessun sintomo in quest'area. Comunque sono esami da fare e li farò. Dovrò tornare poi a Novara il 17 di ottobre per la prossima visita. A Novara mi hanno anche detto che siccome sta andando bene, si cala la ciclosporina, che sarebbe l'immunosoppressore, da 25 mg 2 volte al giorno a 25 mg 1 volta al giorno. E poi il 17 ottobre si sarebbe tolta, ovviamente se non ci fossero problemi, ma spero proprio di no. E una volta tolta la ciclosporina mi daranno il foglio da portare all'ufficio di igiene per fare i vaccini. I vaccini, da quanto mi hanno detto dei miei compagni di sventura, un processo che dura 2 anni, perché i vaccini sono tanti, alcuni vaccini vanno fatte 2 dosi, altre 3, e quindi prima di 2 anni non si finisce. Quindi non si possono fare chiaramente tutti i vaccini lo stesso giorno, perché poi sennò uno schiatta. Fanno magari 2, 3, 4 per volta, poi magari si passa un mese o due, se ne fanno degli altri. E i vaccini che mi mancano sono una delle cose che mi pesano di più, perché ancora oggi devo mettere la mascherina se devo frequentare dei luoghi chiusi, tipo dei negozi o delle case private. Case private ci vado meno possibile, però quando capita metto la mascherina, ma metto la mascherina anche a casa mia quando viene la signora a farmi le pulizie. Questa è una cosa che mi pesa, perché con il sistema immunitario nelle condizioni in cui è, qualunque malattia potrebbe essere molto seria per me. Parlo di malattie virali, tipo l'influenza o anche il Covid, quindi io spero che il 17 di ottobre mi diano la lista dei vaccini, che venga approvata a breve e che poi si riesca a fare ancora per questa stagione il vaccino per il Covid e per l'influenza, in modo tale da essere un pochettino più tranquillo da questo punto di vista. Quindi ad oggi diciamo che dubbi su come stia andando, che sta andando bene, non spariscono mai, però mi sento molto più tranquillo che qualche mese fa. Gli esami del sangue, piastrine, globuli rossi, globuli bianchi,
stanno andando bene, spero che non calino, spero che vada a posto il polvere del fegato, spero che vada a posto la vitamina D. Per quanto riguarda invece le immunoglobuline, tutto il sistema immunitario sta andando a posto, il mio corpo sta reagendo, ci vorrà un po' di tempo, ci vorranno delle fluttuazioni, non lo so, comunque sono abbastanza fiducioso che vada tutto bene. Quello che è assolutamente fuori dal mio controllo e dal controllo di chiunque, non ci sono strumenti certi per dire che cosa sarà in futuro e se ci sono ancora delle cellule leucemiche in giro per il mio corpo che a un certo punto magari decidono di moltiplicarsi e di ricominciare tutto da capo. Quello non si può sapere, anche se la molecolare è zero, non è detto che questo problema sia risolto, c'è solamente da sperare, non c'è nulla sotto il mio controllo. Quindi devo vivere la mia vita un po' così, non posso fare piani a lungo termine, questa è una cosa che dicevo qualche mese fa, adesso timidamente posso cominciare a provare a pensare, però senza troppi entusiasmi perché già la volta scorsa che mi è stato dato ufficialmente per guarito, poi ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ad oggi non sono nemmeno stato fuori dall'ospedale per altrettanto tempo di quanto sono stato la volta scorsa. Questo accadrà più avanti, verso novembre, così. Quindi per ora sono ancora con meno giorni fuori rispetto alla volta prima. La dottoressa Tinovara mi ha detto che se tutto continua ad andare bene con i valori, il prossimo esame del midollo me lo fanno a un anno dal trapianto, che sarebbe a febbraio. Però non è ancora detto, ha detto se i valori vanno bene. Quindi il 17 ottobre vedremo poi il prossimo esame che immagino sarà, penso, fine novembre o metà novembre, poi ci sarà dicembre, poi ci sarà gennaio, quindi devono andare bene tutti questi valori qui per diversi mesi prima di dire ok, lo facciamo a febbraio. Se andasse così, comunque sarebbe una situazione di ansia di nuovo a febbraio, perché chiaramente sono passati tanti mesi, le cellule avranno avuto tempo di moltiplicarsi, i sintomi non le danno, e quindi chissà se poi a febbraio la molecolare sarà di nuovo a zero oppure no. Non c'è nulla sotto il mio controllo da questo punto di vista, devo solo aspettare e sperare. Quindi niente, si vive la vita così e si spera che vada tutto bene. Più passa il tempo e più le probabilità che la malattia ritorni diminuiscono, però d'altra parte il mio corpo è indebolito, un po' per i vaccini che bisogna rifarli. Un po' perché comunque la chemioterapia ha degli effetti un po' su tutto il corpo, quindi non si sa se vengono fuori altre malattie. Bisogna sempre tenersi controllati e vedere che non succeda niente. Non c'è nulla di certo, però sono più sereno rispetto a qualche mese fa.